Qui la gente lavora duro, senza mai concedersi un attimo di svago. È un peccato, ma non potrà durare per sempre. Un tempo anch'io ero un avventuriero, finché non mi sono buscato una freccia nel ginocchio. Roger è innocente oppure no? Allora non farmi perdere tempo. Mia madre e mio padre sono morti anni fa. Ora è Falion a prendersi cura di me. Ho chiesto a Falion se un giorno potrò imparare dai maghi a Winterhold, ma non gli va a genio la cosa. Ehi, vuoi giocare con me? Lo sapevo. Voi adulti siete sempre così noiosi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Pronti o no, arrivo!
Roger è innocente oppure no? Quindi è vero, quella traditrice Mortal è in debito con te. Ecco, ti avevo promesso una ricompensa per la soluzione del delitto, ma ho un altro favore da chiederti. Mortal è ancora in pericolo. Il diario parla di Movart, un maestro vampiro che credevo morto più di 100 anni fa. Radunerò qualche guerriero capace per ripulire il covo di Movart. Ti aspetteranno fuori, così potrai fare loro da guida. Va bene, allora. Uccidetelo! È morta. La Lette è morta.
Voglio vendetta per mia moglie. Vendetta per la Lett. Noi andiamo alla tana di Movart, con o senza di te. Io sono il responsabile della segheria, e questa è l'unica cosa che mi interessa. Intesi? Buona giornata. Voglio solo fare il mio lavoro in santa pace e godermi quel po' di tempo libero che mi resta. Jorgen e io lavoriamo duramente e senza sosta. Entrambi ci teniamo molto a Mortal. Un tempo Mortal era un posto tranquillo. All'epoca però il mondo non era impazzito come adesso. Ci vediamo. Sono solo un pover'uomo che cerca di tirare avanti. Se potessi, me ne andrei da Mortal. Forse loro sono dei codardi, ma io no. Verrò con te. Immagino che tu abbia ragione. Non sono un guerriero. Va. E vendica la mia Lalet. Alla prossima volta.
tasca ti sia rimasto un po' di oro, non è vero? Sì. Lascia solo che io prenda questa borsa di monete e quei begli stivali che hai lì. Adesso tu resti qui con tutti i tuoi amici e io vado a prendere la mia parte. C'è qualcuno? Thank you.
quello che devo fare. C'è qualcuno?